ottima risaia, due rincalzi pericolosi, il 2 Bizante Bar e l'8 di Crime Passion. Questi i cavalli più gettonati, ma è chiaro che la sorpresa in una corsa del genere è quasi scontata. Come sorprese c'è questa Bocca di Rose molto veloce che rientra e corre senza ferri, oppure soprattutto direi Cinzia Ciac SM che sta correndo benino nel periodo. Insomma, nonostante una categoria G, quindi un'ultima categoria, corsa davvero molto molto aperta, tutta da vivere. Lo ricordo ancora, valida per come tris quarte e quinte della giornata ippica nazionale. Ma vediamo che i 15 cavalli partecipanti sono già in fase di allineamento dietro le ali dell'autostart che è già in movimento e vanno insieme a proporsi per questa settima ed ultima corsa di Palermo TQQ della giornata ippica nazionale. Tris quarte quinte della giornata ippica nazionale alla via, è un miglio di categoria G, settima corsa di Palermo, stacco della macchina, si parte, arretrato Crocodile Rock e la specialista Bocca di Rose che prova a sfilare al comando e ci riesce. Numero 3 nei squalificato. Confronti di Anubis che è partito piuttosto bene, cavalli che vanno ad affrontare la prima piegata con 13,7 di lancio, Bambi prova a sfondare all'esterno, vediamo se Bocca di Rose riuscirà a dargli strada come sembrerebbe plausibile. 13,8 il lancio ed in effetti sembra che Bambi tenda a passare nei confronti di Bocca di Rose. In terza posizione c'è sempre Anubis, 29 secchi i primi 400 metri, quindi Bambi è al comando là dove voleva essere, ma ha dovuto metter mano in tasca al suo portafoglio di energie per riuscirci. 44,3 da 1,14 scarsi i primi 600 metri e Massimo Zanca non pensa di temporeggiare, ma viene subito all'esterno per proporsi all'esterno della capofila Bambi. Un minuto secco i primi 800 metri con Cinzia Ciac SM che cerca di prendere la scia di Anubis, cavalli che si avvicinano al passaggio del primo chilometro che viene raggiunto da Bambi in 1,15,4, ma la pressione di Anubis si fa sempre più insistente, si fa sotto anche Cinzia Ciac SM, terzo in corda e Bizante Bar, più a largo vediamo Atina Risaia, 14,6 la retta di fronte con Bambi e Anubis ancora alle prese con Bambi che dà l'impressione di tenere a bada in maniera abbastanza tranquilla l'attacco di Anubis che però si fa sempre più insistente. Ci avviciniamo alle battute conclusive con Anubis che insiste e Bambi che replica, davvero un arrivo molto molto incerto, ma insiste Anubis e passa per essere vincente nei confronti della capofila Bambi che ci ha provato fino in fondo. 1,15,3 per Anubis e Massimo Zanca al doppio in giornata, al secondo numero 4, al secondo posto il 7 di Bambi, mentre per il terzo posto emerge Bizante Bar nei confronti di Bocca di Rose e di Catch Me Boss. Dunque in numeri 4-7-2 la Tris, 4-7-2-5 il Quartè, 4-7-2-5-9 il Quintè. Arrivo che ha visto ai primi due posti tutto sommato due dei più attesi, non è la stessa cosa per gli altri arrivati, soprattutto il 5 di Bocca di Rose probabilmente non era fra i più attendibili, ma l'ho detto, parte forte e può anche piazzarsi. Vedremo un po' se qualcuno avrà azzeccato la combinazione vincente. 4-7-2 per la Tris, lo ripeto, 4-7-2-5 per il Quartè, 4-7-2-5-9 per il Quintè. E ancora devo dire che è molto ben riuscito questo episodio significativo della favorita, questa Tris Quartè Quintè. Ha vinto il favorito e ha vinto molto bene con Massimo Zanca. Anubis, doppio in giornata per Massimo Zanca sia come driver che come trainer, i colori sono quelli del signor Giuseppe Peralta. E direi che per oggi Palermo ha dato quel che doveva dare, prossimo appuntamento sabato 14 gennaio. E per oggi dalla favorita è tutto.